Grande fratello, Nikita Pelizzon, ecco cosa fa per vivere. L'ultima edizione del Grande Fratello VIP ha visto la vittoria di Nikita Pelizzon. Quest'ultima è stata apprezzata da tutti per via del suo carattere, ma anche a causa delle sue riflessioni sulla vita e il suo passato. Dopo la vittoria, in tanti pensavano che ci sarebbe stato per lei un futuro nel mondo dello spettacolo, però le cose non sono andate in questo modo. Dopo la fine del programma, Nikita ha partecipato soltanto ad un'altra trasmissione televisiva, ossia l'Isola dei Famosi in qualità di ospite. Da quel momento la Pelizzon non è più apparsa in televisione. D'estate però ha deciso di dedicarsi alla sua carriera musicale, pubblicando il singolo Mojito che non ha riscosso il successo sperato. Il suo principale lavoro è, al momento, quello di tenere corsi a tema rinascita personale. Nikita insegna ai suoi fan a vivere la vita sempre con il sorriso come lei stessa fa. Questo aspetto ha scatenato moltissime polemiche, perché in tanti hanno fatto notare che Nikita non ha nessuna competenza per tenere un corso del genere. Inoltre i prezzi per la partecipazione e per seguire il corso sono davvero molto elevati. In pochi hanno apprezzato quindi questo nuovo lavoro di Nikita, che però continua a fare la guru sui social. La vita lavorativa di Nikita Pelizzon dunque, avviene lontana dalle telecamere. Per il momento infatti l'ex Geffina lavora sui social e tenendo i corsi. Anche la sua vita privata era stato oggetto di attenzione nel corso della sua permanenza nella casa più spiata d'Italia, dove le sono stati attribuiti dei flirt. In quel periodo entrò nella casa Matteo Diamante, dopo 7 anni di relazione ed un periodo di forte crisi. Quando però Diamante entrò nella casa, i due tornarono insieme, e anche dopo la vittoria, continuarono a portare avanti la loro relazione. Sui social, fino a qualche mese fa, la coppia condivideva molti scatti. Da allora però non sono più apparsi insieme, perciò è probabile che la loro relazione sia giunta al termine. Intanto i fan vorrebbero vedere la Pelizzon tornare in televisione, ma come hanno fatto notare molti, anche gli altri concorrenti della stessa edizione non sono più stati invitati nelle trasmissioni televisive Mediaset. D'altro canto, anche Signorini aveva parlato di cast sbagliato, scatenando delle forti polemiche. Voi che cosa ne pensate? Vi piaceva Nikita Pelizzon? E avreste voluto vederla più spesso in televisione? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.